Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, questa volta con Michelangelo Meulli, secondo classificato a nazionale italiano con Vanquish, per parlare ovviamente del risultato che ho ottenuto. Ma detto questo, ovviamente prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare subito l'ospite. Ciao a tutti, sono Michelangelo Meulli, sono arrivato secondo al nazionale di Bologna, di Yugi, giocando Vanquish Soul e faccio parte dell'Omnia Player, che saluto tutti. Ok, ma altri risultati in merito a Yugi ce l'hai o questo è il primo? Sì, allora a livello diciamo di regionali così ne ho vinti diverse top eccetera. Nazionale questa qui sarebbe la quarta top, non ero mai andato più avanti di da top 32, ho avuto 2.32, una 64 e questo secondo posto. Beh dai, solo con una di queste riesci a superare tutti i risultati che ho fatto negli anni, ma va bene. Allora, io lo stesso, sono scherzo. Passiamo subito alla prima domanda e secondo me anche la più importante. Come è andato il torneo? Non mi dire bene, sennò io vado via. Potresti dirmi anche male, perché comunque non hai vinto, però nel senso il risultato c'è. Allora no, il torneo banalmente è andato bene, sono arrivato secondo, un risultato inaspettato perché sono partito con poco testing, ho deciso di giocare il mazzo per essere un po' out a tutto il torneo, quindi è stato un po' una meta call, un azzardo, mi ha premiato, sono comunque contento anche se non ho vinto, il torneo comunque se lo meritava Muse tantissimo. Ho fatto 9-2 in Svizzera, perdendo da un Pureli e da un Cash che era Santoni, quindi stava. Poi dalla top 32 alla finale ho vinto tutto, ho vinto contro uno Sprite con le rune e con i Furai. Poi in top 16 un Cash, in top 8 ho ripreso Santoni, da cui ho perso in Svizzera, con cui ho vinto sempre con Cash. Poi in semifinale ho vinto contro Labyrinth, che poi c'è anche un aneddoto simpatico purtroppo per la semifinale. E poi alla finale ho perso contro Muse con Cash. No, parlando con Muselli mi ha detto che molti 9-2 non sono entrati. Cioè, è perché c'è il rating molto alto o mi ha spiegato sì, male lui? Allora, perché io sono partito, il day 1 erano, mi sembra, 8 turni. Io stavo 7-0 e ho perso l'ultimo turno 7-1 con Santoni, appunto. Poi, il day 2 ho vinto le prime due andando 9-1 e poi ho perso l'ultima del day 2 9-2. Quindi avendole vinte 7 di fila e avendo perso sia da Santoni che da un altro ragazzo che comunque avevano risultati alti, io ero molto alto in Svizzera, ero 14esimo, quindi mi sembra che il primo dei 9-2, non mi ricordo se era o nono decimo, mi sembra una cosa del genere, quindi ero fra i più alti. Quindi vabbè, l'entrata era abbastanza scontata, considerando il risultato. Ma la logica sì, poi finché non ho visto la classifica non ero, ero tranquillo, però diciamo che mi sentivo abbastanza confident alla fine di entrare. Mi immagino quel poraccio che è arrivato 33esimo, si sarà tagliato le vene. Mi è capitato un altro gioco di arrivare 33esimo a un torneo su top 32 ed è da fastidioso. Sì, o droppi in quel momento o non droppi più. Sì, scoccia perché poi cioè, fai tutto un torneo, fai comunque un buonissimo risultato, 9-2, guardi la classifica 33esimo e ti parte un attimo la testa. Allora, passando alla decklist, perché bisogna ammetterlo, hai giocato un mazzo un po' inusuale. Considerando il meta attuale, cioè quello del torneo ovviamente, come mai hai scelto di giocare proprio Vanquish? E da dove hai tirato fuori la lista? Perché nel pratico potevi basarti solamente su qualche lista OCG e sappiamo che, essendo meta differenti, netdeckare non era la scelta migliore. L'idea di Vanquish, come dicevo prima, è il fatto che io non avevo, ero fuori dal gioco da gennaio. Avevo fatto gli ultimi due eventi, un regionale, un OTS a dicembre, nemmeno a gennaio, quando giocavo Sprite, e mi hanno suggerito di provare questo Vanquish, che è un mazzo che si adattava sempre al mio stile di gioco, che è uno stile di gioco abbastanza control. A una settimana prima del torneo ho iniziato a testarlo, il mazzo ho visto che funzionava, aveva potenzialità, ho iniziato a testarlo, ho visto che comunque avevo anche un buon matchup, me la giocavo contro Kashtira, me la giocavo comunque giocando carte tipo Deck and B, avevo riuscito ad avere anche un buon matchup partendo primo contro Pureli e altri mazzi, quindi diciamo che i test mi hanno abbastanza convinto, i pochi test che ho fatto e appunto poi ho portato in fondo la lista. Allora, sono partito dando un occhio alle liste OCG per capire se giocavano qualche tech particolare o qualcosa di inusuale, no? Fuori diciamo dagli standard.
Però il fatto che in Giappone hanno Max C, che su quel mazzo è sinergico, perché comunque è un terra, quindi faceva parte della combo, chiamiamola combo, del mazzo, quindi era molto sinergico. Noi non avevamo Max C, quindi ho dovuto un attimo riadattare tutto intorno a questa al fatto di non avere Max C. Ho scelto appunto i Kumungus, che erano terra, che mi davano la possibilità comunque di triggerare gli effetti dei pezzi e che comunque mi davano possibilità di outare dei pezzi di board. Giocavo diverse HT, che comunque mi davano possibilità di fermare, tra virgolette, l'avversario nel turno suo. E le carte, l'unica HT che purtroppo non erano sinergiche, che giocavo erano Droll e Nibiru, che purtroppo ho deciso di giocare, ma non avevano sinergia all'interno del mazzo. Ok, però comunque sono servite o... Sì, Droll serviva, cioè era un formato dove Droll serviva per forza di main e Nibiru è stata un po' un azzardo perché dipendeva un po' da quello che trovavi, però ha pagato perché ho trovato dei matchup mat match, lo stesso Kash ne ho trovati molti, sono riuscito a triggerarlo anche a un samurai a un certo punto, quindi ha pagato il Nibiru anche mi sembra proprio in Fiatur, non mi ricordo se al nono turno o in top ho triggerato due Nibiru, era uno sprite, non mi ricordo se in top 32, forse, non mi ricordo. Ho triggerato due Nibiru e sono stati fortissimi in quel game. Ok, tanto sono carte che ribaltano totalmente la board avversaria, quindi è come tirare un Evelly. Quando parte, sì. L'avversario ci può fare poco. Tante HT magari riusciva a incastrare Nibiru più altra carta e facevi cose. C'era la possibilità più facile tirarlo, diciamo. Considerando col senno del poi, considerando com'è andata, lo riporteresti e nel caso se cambieresti qualcosa di main, extra, side? No, allora, logico che la scelta lo riporterei. Anche l'anno scorso io del nazionale ho sempre fatto meta call e quindi tranne un paio di volte ho sempre fatto meta call. Non sono mai andato per i mazzi, diciamo, top formato. Per una scelta di gioco mia. E lo riporterei, sì. La lista, allora, avesse avuto più tempo per testare, forse avrei provato carte tipo Ferrir, Pancratops o cose del genere, che potevano avere significato, ma con il poco tempo che avevo ho preferito una lista più solida e che avesse una struttura più definita. E mentre per quanto riguarda i vari matchup che hai incontrato, erano in linea con quello che ti aspettavi con l'evento o credevi di beccare tutt'altri mazzi? Perché parlando con Muselli, lui era partito il giorno prima, la sua idea era di beccare tutti Cash, poi la sera stessa ha cambiato la lista del mazzo. Allora, io mi ero fatto, essendo un nazionale comunque di 1600 persone, si può trovare veramente della qualunque. E io ero partito dall'idea che avrei fatto, se fossi andato avanti, avrei giocato con tanti mazzi diversi, avrei giocato contro sia mazzi da meta che fuori meta. Avevo cercato di buildare più una lista più diciamo che avesse più spot, più solida possibile, più spot verso tutti i mazzi. E infatti così è stato, perché ai primi 4-5 turni ho preso, al primo turno un Fury, al secondo un Matmatch, poi Samurai o Cash, non mi ricordo, e poi al terzo ho preso uno fra Cash e Samurai, al quarto ho preso uno fra Cash e Samurai, non mi ricordo se al terzo o al quarto, insomma. Quindi nel giro, diciamo, di 4 turni avevo preso tutto il meta. Così è stato durante tutto il torneo. Diciamo, l'unico mazzo che un po' estraneo dal formato che avevo preso è stato uno Swordsoul a turno 6, mi sembra, e non è stata nemmeno una partita nemmeno tanto semplice, perché comunque il G1 me l'ha un po' rapinato, perché sono partito senza rimbalzini, quindi sono partito 0-1, ho dovuto vincere G2 e G3 e poi non avevo una build contro Swordsoul. Comunque giocavo carte che magari non avevano tutto questo potenziale, però diciamo è stato molto in linea con quello che avevo pensato. Ok. Per quanto riguarda il livello dei giocatori, com'era? Nel senso, è stato semplice arrivare in finale oppure sono state partite che comunque hai rischiato di perderle? Considerando Swordsoul, credo di sì. Il nazionale si divide in due, diciamo, in due grosse fette, no? Diciamo chi va per competere veramente e chi va un pochino più for fun per fare, diciamo, un evento grande, no? Che comunque, diciamo, gioca un pochino più for fun, che non è competitivo, che fa eventi all'estero, che fa eventi più grandi. E devo dire che io ho trovato fin dal primo turno della gente molto preparata. E infatti, col senno di poi, questo qui mi rende ancora più contento del risultato, perché non ho trovato mazzi, come ti dicevo, fuori dal meta, mazzi, diciamo, passami il termine, random, no? Sì. Per il meta. Cioè, insomma, magari non è il termine meno giusto, però mazzi che non erano nel formato, giocatori che erano venuti più a fare un giorno per divertirsi che per competere. Fin da primo turno ho trovato giocatori validi e quando andando avanti, più andavo avanti, più la skill dei giocatori aumentava, logicamente. No, sono d'accordo, c'era
non mi ricordo, era il terzo turno, io ovviamente le avevo già perse tutte, a fianco a me c'era un tipo che giocava Grimmaju, nel senso, parliamone, in mezzo alla massa c'è tanta roba random, perché anche Muselli mi ha detto lui aveva beccato un Flander a un certo punto, però sicuramente non c'era solo Kashtira, più Rally, Samurai e questi qua. Esatto, infatti io mi aspettavo di trovare di tutto, la Natcha dell'anno scorso, i primi due turni, il primo turno mi metto a sedere, trovo Ignister, vabbè, non era un po' fuori dal meta, non mi aspettavo, erano pochi. Al secondo turno mi metto a sedere, trovo un altro Ignister, quindi vabbè. E vabbè, era una parentesi per dirti quello che può succedere al nazionale. No, no, ovvio. Non so, allora, Muselli ha detto che secondo lui l'ICS è più incentrato solo sul meta, però secondo me anche lì, nel momento in cui ti fanno l'ICS anche a Bologna, la gente per farsi un evento se lo fa comunque. Anche se comunque c'è gente estera, c'è il problema della lingua perché comunque trovi anche gli stranieri. Mazzi random, secondo me, anche lì ne trovi tanti. In una fetta minore, in una percentuale molto molto minore, secondo me, perché viene gente dall'estero e dall'estero non vengono a fare un for fun. Diciamo che può essere un 1% che viene dall'estero a fare un for fun. Chi si sposta all'estero va per competere, va per provare a fare un risultato. Sì, sì. Quindi diciamo che nei primi turni c'è un pochino meno di random in un YCS, sempre passandomi il tempo in random. Sì, sì, la quantità di random italiani trovi le stesse, affluisce una mole di gente competitiva che viene dall'estero. Sì, ma qualunque evento nazionale questo lo trovi, perché comunque è appassionato del gioco, il nazionale giustamente è open, ci va per provare, per vedere, per approcciarsi. Io ho degli amici che sono andati al primo nazionale, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, con l'idea di provare a fare questo torneo, a vedere, logicamente sono andati male. Poi però quest'anno diciamo anche gasati dall'anno scorso, ci sono tornati molto più preparati, molto più strutturati, cioè l'hanno proprio incentivati a giocare. Ecco, poi ti ripeto, non è il random, magari non è nemmeno il termine giusto, cioè diciamo il più for fun è il termine giusto. Sì, cioè il livello dei mazzi che comunque non sono quelli del meta, per quanto ci può essere un giocatore skillato, ma se viene lì con Hero, anche il mazzo in sé ha delle possibilità minori. Sì. Certo, sì sì sì, questo è giusto infatti. Poi è bello anche per questo il nazionale, che dà possibilità a chiunque di venire a giocare. Comunque è un bel ambiente perché c'hai tanti giocatori, tanti modi di giocare differenti e ti puoi confrontare più o meno con chiunque rispetto alla fumetteria, che tanto saranno sempre le solite 15-20 persone. Adesso passerei alle domande che mi sono fatte dai vari iscritti in merito al mazzo. È stato difficile avere tutte le carte, perché comunque Vanquish è uscito tipo due giorni prima, se non sbaglio. No, allora qui devo ringraziare Santoni, che mi ha dato le carte, mi ha prestato le carte per il torneo. Lui è un negoziante, quindi aveva già tutto in anticipo il giorno dell'uscita, e mi ha dato la possibilità di giocare il mazzo. Per questo devo ringraziare lui. Ok, lo stesso Santoni a cui hai dato il pisello giocando Vanquish. Sì, purtroppo sì, perché è stato poi particolare, perché in Svizzera mi ha dato 2-0 lui, è durata 15 minuti la partita. Proprio G1 ho briccato io, G2 mi ha tirato 2 HT Storm e mi ha autocappato, 15 minuti di partita. In top è stato, ma per assurdo, e ti dico la verità, mi è anche dispiaciuto trovarmi in top con lui, dopo comunque siamo amici con Lorenzo, quindi mi è dispiaciuto. È durata 15 minuti al contrario, perché G1 sono partito veramente forte io e non mi ha tenuto, G2 ha briccato lui e è bastata, mi sembra, una cattimia per fermarlo, io avevo una buona mano, quindi ho durato veramente 15 minuti di partita, al contrario, quindi è stato anche brutto, diciamo, mi è dispiaciuto. Vabbè, sono cose che capitano, tipo quando tiri il dado e becchi sempre uno. Per quanto riguarda Cherry Shifter, cosa ne pensi del loro uso come HT, visto che in Giappone si usano tanto? Cherry l'ho provata, non era, cioè Cherry è una carta forte, è forte però se la peschi partendo, perché ci devi partire con quella carta, è forte se vai secondo, se vai primo non sempre può essere forte, e soprattutto è forte contro il meta. In un torneo come il nazionale, dove, tornando al discorso di prima, rischi di trovare mazzi fuori dal meta, o comunque ma anche mazzi tipo Labyrinth, che era un mazzo nel meta ma che non sfruttava l'extra deck, oppure Flounderies o mazzi del genere, Cherry diventava una carta morta, cioè rischiavo di avere una carta morta, e quindi oltre che in un meta vario come questo occuparmi 5, 6, 7 slot di extra. Shifter ero indeciso fino all'ultimo, non l'ho giocato perché anche lì, allora, di main rischiavo di prendere mazzi tipo Kash, contro cui era inutile, è forte sempre se ci parto. In generale, se vado primo io do due opzioni: o tirare Shifter subito, ok, però a quel punto poi non sfrutto l'effetto del link, oppure
fare la giocata di fare mostro qualunque, fare Link, effetto di Link, riprendermelo e tirare shifter nel tunnel avversario. Il problema qual è? Se mi prendo un HT nel Link, mi rimane il pezzo al cimitero e io non tiro shifter. Se mi prendo un gamma, cose del genere. Quindi, cioè, diciamo che tirarlo a caso mi limitava a me. Tirarlo e provare a fare comunque a giocare, tirare shifter, era comunque rischioso, anche perché poi hanno iniziato a farmi gamma nel Link, hanno iniziato a individuare il Link come il problema, e a quel punto poi diventava ancora peggio. Riducevo anche l'effetto sorpresa del mazzo utilizzando shifter. Di side preferivo altro, e quindi alla fine ho deciso di non giocarlo. Penso che l'effetto sorpresa, i primi, il day 1, già il day 2 la gente sapeva chi c'era in top e cosa giocavano. Penso no, di preparazione c'era. No, la gente aveva visto cosa giocavo, poi comunque all'interno dei team si passavano la voce, ed è iniziato anche a girare come giocare contro il mazzo, a farmi piuttosto che gamma sul Link o piuttosto che perma in draw sul Link, cose del genere, insomma, a girare intorno al mazzo. E quindi cosa che fa male al mazzo? Diciamo che il mazzo, come ho anche detto ad altri, è un mazzo che va un po' a incastro, no? Perché si incastrano fra di sé gli effetti in base a quello che hai in mano. Diciamo, perma rischia di essere una carta morta se uno riesce a giocarci intorno, perché perma sul, quando faccio normal qualunque pezzo per andare, se mi fai perma io ti incateno quello che rimbalza e quindi perma sfuma, quindi l'opzione migliore è fare perma sul Link. Però spesso io giravo intorno a questa giocata andandomi, invece che andare, quando facevo Mad Love, cioè passavo da Mad Love comunque, e invece di andarmi quella che buccava, se avevo, diciamo, carte in mano per giocare HT o cose del genere, andavo quella che rebornava, in modo che mi tenevo il pezzo al cimitero senza riandarlo, mi prendevo perma sul Link, allora a quel punto avevo il reborn e giocavo con quello. Quindi diciamo che perma è un HT forte, ma dipende. Ash, anche lì, è molto occasionale, dipende. Io... in finale contro Muse mi sono preso un Ash a G2 e ho passato praticamente, perché avevo solo una partenza. E quindi Ash può essere forte, è un po', dipende anche lì un po' dalla partenza, ma Ash può essere forte. E poi Gamma era forte, Gamma, ora purtroppo a uno, vabbè, però Gamma era forte sul Link, quello sempre. E Nibiru, io non giocavo i Ferrir, scusami, parentesi, anche sui Ferrir, anche per non prendere Nibiru, perché io spesso chiudevo fra virgolette la combo del mazzo, che erano 4 summon, e non volevo fare Ferrir per non prendere Nibiru, che era la quinta summon. Quindi Nibiru, diciamo, non è forte. Veiler uguale, non è granché. Bell può essere, diciamo, occasionale nel Link, se devo passare dal Grave per fare cose. Poi ora, cosa, più o meno te l'ho detto tutte, mi sembra, sì. Droll anche quello occasionale, me lo sono preso qualche volta, ma dato noia solo una volta, solo perché ero partito, mi sembra, di due sercina, ho bisogno di giocare col mazzo, solo una volta, ma dato noia. In generale però Droll non mi dava noia. Tipo roba come Kaiju? Allora, i Kaiju sono forti sui Link perché non mi permettono poi di giocare, però è lo stesso discorso di perma. Ci giri cioè nel momento in cui giri intorno a perma, settando il rebornino, infatti ne giocavo due apposta, giri intorno anche al Kaiju. Diciamo, una carta specifica, una HT singola che proprio ti spezza il mazzo non c'è. No, è un po', diciamo, è un tripede, è un po' incastro. Quindi magari a volte io mi sono preso contro Swordsoul, ho perso una partita perché ho fatto normal, non mi ricordo se Mad Love o Raisen, e mi ha fatto perma così, e io però non avevo per rimbalzare. Ah. Fare perma lì è sbagliato, però io non avevo per rimbalzare e ho perso la partita in quel modo. Ok. Banalmente, perché poi lui è partito forte, io comunque ho provato a giocare nel suo turno con il Link, però avevo veramente poco e ho perso. Tipo Board Breaker, tipo Evelly, Jackie, Buco Nero, allora, Barrier. Allora, no, Barrier non fa nulla. Board Breaker possono essere forti, dipende anche lì. Allora, perso una partita da anche contro Muse, mi ha tirato uno spolverino che sto fortissimo. Da Sant'Antonio ho perso in Svizzera per una Storm. Quindi diciamo che Storm può essere forte quando, andando primo io, ti vado a settare quel poco che setto, ma che mi serve. Perché comunque Storm, se mi tiri Storm, io di solito G2, G3 a volte i pezzi li evocavo. Quando giocavo contro Kash, che era l'unico che si dava Storm in questo meta, i pezzi li tiravo in difesa per non prendere appunto Storm, e quindi riuscivo a giocarci un pochino intorno, però sulle 7 era comunque forte perché ci perdevo lo stesso lì, sì. Quindi Board Breaker non sono male. Evelly era veramente, cioè dava veramente fastidio, perché rischiavo di rimanere solo con il Link, e basta. Se non avevo HT rischiavo di non riuscire in vantaggio. Per quanto riguarda l'effetto sorpresa, è stato così impattante o pensi che alla fine non sia cambiato niente? Se era un mazzo anche un pochino più conosciuto potevi giocartela sempre così bene? Allora,
sì e no, nel senso, come ti dicevo, il discorso banale di Perma sul pezzo, me lo sono preso poche volte, un paio di volte, però sono riuscito ad oggiarlo. Mm-hmm. Se si sapeva non l'avrebbero fatto. Però logicamente dopo i primi 5-6 turni in cui stavo X0 la gente ha iniziato a chiedersi come giocarci contro, quindi ha iniziato a capire. Addirittura ho trovato un ragazzo contro cui ho vinto, però mi ha detto: io il mazzo l'ho testato, lo volevo portare anch'io. Quindi mi sono trovato una persona che conosceva perfettamente tutto il mazzo. Diciamo che dopo il quinto, sesto, settimo turno ho iniziato a trovare gente che ha iniziato a capire come funzionava il mazzo, quindi ha, diciamo, un po' sfruato l'effetto sorpresa, però ha pagato. Comunque diciamo che l'effetto sorpresa a un turno del genere, se c'è un mazzo solido, vale sempre la pena. Ok, diciamo che il giocatore random, che ovviamente non conosceva il mazzo, lì gli ha fatto tanto. Poi appena beccavi gente skillata o un minimo dei pro player, riuscivano a capire velocemente come giocarsi, cioè come giocarsi. Sì, sì, esatto. Poi ti ripeto, non ho trovato nessuno che è venuto a fare for fun con mazzi random, quindi però ho trovato ai primi due turni gente che non, purtroppo per loro, non sapevano nemmeno una carta. Quello ha pagato. I primi due turni sono stati un pochino più semplici per questo. Ok, per quanto riguarda Derk and Be Only One, quanto è stata risolutiva? Cioè, era un Derk and Be Only One Turbo o vabbè? Ho vinto poche partite di Derk and Be, l'ho pescato poco. Ho vinto in tutto il torneo, non mi ricordo se 4 o 5 dadi soli, quindi considera che se non vinci il dado, Derk and Be non è forte, sì, di per sé. Cioè, forte dipende, ma lasciami dire in mano. Ho vinto contro un Pureli di Derk and Be, è stato forte, e mi sembra l'ho tirato anche un Samurai di Derk and Be, che è stato forte, quindi in quei due match ho vinto la partita. Contro Kash di base è forte, ma non è così risolutivo, perché se ti passano subito da Ferrir ti riescono a giocare intorno a Derk and Be, quindi contro Kash se andavo secondo lo toglievo di side. Mentre per quanto riguarda adesso Vanquish, come lo vedi? Nel senso, rimane comunque fortissimo? Ho visto che è cambiato un minimo il cambiato, vabbè, è più la roba che hanno levato. Però attualmente come lo vedi Vanquish? Ma secondo me è un mazzo valido. Ora ti dico la verità, non conosco i prezzi attualmente delle carte, non li ho visti. Infatti ho visto che erano un po' alti, non so se sono scesi. Allora, il mazzo secondo me è valido. Direi, se il prezzo fosse un pochino più basso, è un mazzo che consiglierei, perché secondo me ce la può giocare bene con tutto. Ha un sacco di interazioni, che contro per esempio i mazzi rogue sono forti, perché contro quel mazzo perde da Gozen, okay? Che lo gioca Labyrinth, però non perde da Skill Drain. Perché se in top 4 preso il G1 contro Labyrinth, mi ha girato skill, io ho rimbalzato, ho messo un 3000. E quindi, cioè, quello skill ha fatto quasi... Ho risolto effetto, ho spaccato pezzo e ho messo un 3000. Quindi ha fatto più male a lui che a me quello skill, per assurdo. Riesce a girare intorno a queste cose, per esempio... ora ti faccio esempio banale, può essere Striker, riesce a girare intorno alle Ancore. Quindi è un mazzo che ha questo tipo di potenzialità. È un mazzo che non so se può... Se sempre può reggere 10, 11, 12 turni, però è un mazzo che ha potenzialità. Secondo me è valido per il meta. Adesso una domanda sul competitivo generale, che a me preme molto perché io non sono un pro player, però la gente a volte mi chiede cose sul come montare il mazzo e tutto il resto. Quindi la domanda mia è: per poter arrivare a questi livelli, quanto bisogna conoscere il gioco, quanto bisogna testare, ma soprattutto il gioco effettivamente è pay to win o no? Allora, il gioco, come ha detto un mio amico, non è tanto pay to win, è pay to play, che è un po' diverso. Perché i pay to win sono alti, perché, cioè, qui le carte sono a disposizione di tutti. Chiunque può comprare le carte, però purtroppo ci sono carte che hanno un costo alto, che non sono accessibili a tutti. Quindi diciamo è un pay to play. Allora, il testing conta sicuramente. Io sono stato anche in parte fortunato perché avevo testato poco, quindi sono andato molto un po' sull'esperienza, diciamo, perché comunque gioco da anni, quindi sono andato un po' ho puntato molto sull'esperienza nel giocare questo mazzo. E secondo me, per poter, diciamo, raggiungere dei buoni risultati, cioè l'importante è tanto testing e conoscere bene le potenzialità del mazzo. Cioè, se uno decide di fare un evento, piuttosto concentrarsi su un mazzo solo, non provarne tanti, concentrarsi solo su uno e imparare tutti i matchup bene, come funzionano. Quindi se il meta è fatto da 4-5 mazzi principali, imparare bene tutti quei matchup, sapere i side in, sapere i side out, sapere le carte che sono più forti contro un mazzo, sapere le giocate da fare. Quindi diciamo, conoscere bene il formato è la cosa migliore, che tutto comunque si racchiude nel testing. Per quanto riguarda la tipologia di testing, è meglio real o online? Ti dico la verità, io personalmente preferisco real, e
infatti devo ringraziare i ragazzi del team e gli amici qui del mio paese che mi hanno aiutato. Ho stampato le carte, le provavo dopo il lavoro in fumetteria per vedere come funzionava il mazzo, perché preferisco provare real. Però va anche detto che il testing online paga. Il ragazzo che ha fatto 10-11-0 era comunque, che poi ha fatto top 8 se non sbaglio, era comunque primo in ranking su DB, sì. Quindi vuol dire che il testing online paga quanto il real. Io personalmente preferisco il real, però il testing online dà accesso a un testing più vario. Su quello sono d'accordo, però ad esempio il fatto che non sei tu a mischiare il mazzo ma è l'algoritmo di Dueling Book, a volte mi fa pensare che non mischi bene e che effettivamente mi dia in mano carte, cioè mi dia spesso mani, troppo spesso mani buone o troppo spesso mani sbagliate, quando la deck list potrebbe essere più cioè più funzionale o meno. DB, io ho imparato una cosa su DB, che se gioco una monocopia per il 70% delle volte la monocopia ce l'ho in mano. Quindi a battuta a volte ho detto ai miei amici, per testare su DB una carta mettiamo la monocopia che sei sicuro che la peschi. È anche uno dei motivi per cui io DB non mi fa impazzire per questo. Però è logico che in un'era, diciamo, dove diciamo possibilità di giocare così al computer con il mondo intero è una possibilità. Poi certo, a volte diciamo che le pescate di DB a volte sono strane, sì, però diciamo comunque aiuta. Quello sì, diciamo DB ti aiuta un po' a conoscere tutto quello che è il meta. Esatto. Gli altri mazzi che effettivamente non puoi beccare, però effettivamente per capire se la tua lista funziona o meno sarebbe meglio testare anche il cartaceo. Esatto, io preferisco testare il cartaceo per capire bene come giocare il mazzo, però DB ti aiuta a vedere come funziona tutto il meta, a conoscere gli altri mazzi, eccetera. Mentre tipo simulatori alla Edo Pro, che è tutto automatico. Allora, io ti dico la verità, ho dovuto testare anche su Edo Pro per il nazionale, perché su DB con Vanquish non potevo utilizzarlo, lo potevo usare solo su Unrated, e su Unrated trovavo tutti post-banned e quindi non riuscivo a testare. Okay. Per poter testare un minimo, per capire come funzionava il mazzo, ho dovuto testarlo anche pochissimo su Edo Pro. Però di Edo Pro è che la gente gioca di tutto, c'è molto meno meta e quindi c'è molto meno possibilità di un testing vero. Che io, avendo poco tempo, gioco praticamente sempre lì e trovi robe a caso, e robe anche che non funzionano. Sì, trovi da qualunque. Sì, purtroppo è quello. C'è il problema di Edo Pro, non ti dico, non mi dispiace che è tutto automatico, però il problema è che trovi veramente la qualunque e quindi non riesci a testare seriamente. Per quanto riguarda invece proprio le carte fisiche, quanto è importante avercele tutte, nel senso, quando vai a un evento del genere, il non avere una trust o non avere proprio la staple incredibile che è uscita in quel momento, quanto può minare il risultato? Allora, anche lì si torna al discorso del pay to play, no? Purtroppo io trust, per esempio, non la giocavo nemmeno io. Però ci sono alcuni mazzi che la giocavano, in top le ho viste diverse, me la sono anche presa. E ora faccio fare l'esempio di trust, sì, perché sì, è una delle ultime uscite. Però purtroppo diciamo che avere quelle carte dà una possibilità in più. Ecco, quello è logico. C'è di buono che comunque andiamo tutti in delle fumetterie e quindi abbiamo tutti comunque degli amici con cui andiamo a questi tornei e riusciamo magari tra tutti a trovare in fondo una linea per montare sempre dei mazzi competitivi. Io infatti purtroppo, per fortuna, molte delle mie carte erano prestate al di là del mazzo stesso. Poi tanto alla fine, cioè la trust, esempio, potresti avercela o meno, ma se il mazzo non lo sai giocare non è quella che ti fa sicuramente, esatto, vincere. Diciamo che la cosa importante, secondo me, per chi vuole approcciarsi un po' di più al competitivo è spendere quel poco che basta, perché ormai le staple, le HT staple, Ash, Perma, piuttosto che anche, mettiamoci anche Ive lì dentro, tutte queste cose qua, ormai si trovano a prezzi abbastanza accessibili. Un preset di Ash mi sembra che è sui 10-12 euro, il set di Perma arriva a 15 euro, ora mi sembra che i prezzi meno sono questi. Però ecco, diciamo che se uno decide di investire 100 euro riesce a farsi tutta la base di entrap per giocare e per poi iniziare a competere. Io vorrei ricordare che qualche giorno fa hanno annunciato la Rarity Collection nuova, tipo hanno messo qualsiasi HT si possa giocare nel formato, da Palla di Rago, Golem, a Prosperity, a Barone. Quindi potrebbe essere un buon momento per recuperare le carte. Adesso non dico di averci anche trust, almeno quelle che ancora costano dovrebbero essere abbordabili. Sfruttare queste uscite, come quando è uscita Mama, che c'era Storm a buon prezzo, mi sembra 10 euro l'una, si trovava Storm appena uscita. Poi è un po' salita, però
si trovavano comunque a buon prezzo. Non comprate e rivendete le staple, cioè una volta che le avete prese tenetevele, perché sennò andate, esatto, a piangere ogni volta. No, ma il gioco fortunatamente ti permette, ha un buon mercato, quindi ti permette di vendere qualcosa che non utilizzi per poter comprare quello che ti serve. Busti una collector, hai fortuna, la vendi a una cifra alta, ti ci compri tutto quello che ti serve per giocare. Ho detto una cosa banale, ma sì, per rendere l'idea. E va bene. Per me abbiamo fatto. Grazie mille Michelangelo per aver registrato di nuovo il video. Spero che a questo giro non ci siano problemi, perché chiedertelo una terza volta mi sembra un po' eccessivo. Non c'è problemi. E va bene, io saluto tutti i ragazzi del team. Fatto di nuovo il video. Spero che a questo giro non ci siano problemi, perché chiedertelo una terza volta mi sembra un po' eccessivo. Non c'è problemi. E va bene, io saluto tutti i ragazzi del team, saluto gli sponsor del team e... Puoi dirli, Ma hai concesso intervista almeno degli sponsor? Allora, ti devo dire, non me li ricordo perché mi hai preso un po' la sprovvista con la seconda intervista, c'è Candscorp e altri. Comunque il team è Omnia Player, posso fare uno shoutout, sì, al canale di Marco, ovviamente. Se posso. Sì, sì. E il canale di Marco è Okram 1993, seguitelo, che è il ragazzo che gestisce tutto il team e che comunque carichiamo tutti i video, trovate anche la mia profile lì. E poi un ringraziamento a tutti i ragazzi che sono venuti con me, che mi hanno aiutato a testare, che mi hanno fatto il tifo. Ora farei i nomi, ma sono veramente tanti, quindi... Alessandro, Davide, Lorenzo, Antonio, non mi vengono nemmeno in mente tutti, mi hanno fatto sentire tantissimo il tifo. E anche uscire secondo dalla location allagata in mezzo all'acqua, però vedere i ragazzi fuori che mi hanno applaudito, che sono venuti incontro, è stato comunque bellissimo. E poi un ringraziamento anche alla mia compagna che mi ha sopportato, diciamo, nella settimana prima del testing, che ero pochissimo presente, prima del nazionale, scusa, che ero pochissimo presente, che insomma ha avuto la pazienza di tollerare quella settimana. Mi sembra giusto, è il compromesso delle relazioni. Va bene. Niente, grazie mille ancora, e ragazzi, noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.